Benvenuti a tutti. In questo video vi faccio vedere come riciclare una scatola. Questa qui è una scatolina che ho preso da una bomboniera. C'era dentro una bomboniera. Nel video poi vedete com'era prima. E l'ho decorata con della stoffa adesiva che ho trovato dai cinesi. Questa scatola ha un utilizzo specifico, ma voi potete personalizzarla come volete. Io, dato che divido i soldi per bollette, cibo, insomma, ho un modo un po' particolare, diciamo, per tenere la contabilità di casa, ho pensato di tenere i soldi in una scatola. E quindi l'ho decorata e ho suddiviso appunto questa zona dove metto i soldi per il cibo e questa zona dove c'è un cuscinetto che ricopre dove ci sono i soldi delle bollette. Qui qualche monetina che avanza sempre nelle tasche, non si sa dove metterla. Questa scatola è facilmente riproducibile perché è molto semplice e come dico anche dopo troverete tutte le misure nell'articolo del blog che troverete poi il link nell'info box e quindi diciamo che questa idea mi è venuta vedendo appunto queste stoffe adesive. Quindi l'occorrente per questa scatolina è le solite cose, matita, forbici, squadra, colla a caldo, centimetro, poi ho usato del cartoncino, della stoffa e appunto questa stoffa adesiva. Queste con le fantasie a fiorellini vengono 1,20 euro. E sono 210 mm per 29,7 e costano 1,20 euro, mentre invece questa qui stampa Parigi è un po' più piccola, la confezione mi sa che l'ho buttata, è un po' più piccola e costa 1 euro. L'ho trovata appunto dai cinesi e l'ho presa, ho detto qualche cosa ci farò e appunto mi è venuta l'idea di fare questa scatolina dove appunto io tengo i soldi per le spese del mese, ma voi potete personalizzarla come volete, potete dividere gli spazi in maniera diversa, mettere magari delle collane, fare un portagioie, insomma, fare dei cassettini, insomma, qualsiasi cosa. Quindi vi lascio al tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ecco la scatola come si presenta prima della decorazione. Ha delle parti all'interno che io staccherò e prenderò come modello. Allora, ho tolto le parti. Qui sotto poi c'era quest'altro pezzettino. E che cosa faccio? Prendo la misura di questo rettangolo della parte inferiore, così sono sicura che mi viene preciso. Quindi questo pezzo qui adesso lo poggio su un altro pezzo di cartoncino. E poi lo andrò a mettere qui. Poi ricalcherò anche questo e lo metterò, anzi, prima questo e poi questo, lo metterò all'interno in modo appunto da sfruttare questi spazi. Allora, con i pezzi che ho tolto, adesso li vado a riprodurre su un altro pezzo di cartoncino perché vedete questo è rovinato, sia quello sotto che questo che stava qui. E poi andrò a rimetterlo come era prima, questo qui e
questo di fianco per ricreare gli spazi che c'erano prima e poi vedrò se utilizzare anche questa scatolina che è già fatta da mettere qua.